Io dico che mi riallaccio immediatamente a quello che ha detto il sindaco per porre una questione, per proseguire nella questione che ha già posto Luigi. In effetti, oltre al pensiero unico, oggi c'è il dominio della finanza e noi gli effetti di questo dominio, un dominio del tutto sovracostituzionale, che va al di là della Costituzione, direi sovraeuropeo, lo subiamo tutti all'interno di quella che è la nostra vita quotidiana. In realtà non c'è più nessun principio, anche il principio costituzionale, pensate un attimo al diritto alla salute, vivamente messo in discussione dalle misure del governo e dai tagli che necessariamente sono stati fatti, o non necessariamente, sono stati fatti nelle regioni. Pensate anche al diritto allo studio, il diritto allo studio che in questi mesi viene messo in seria discussione e che appunto proprio dai tagli e noi poi a Napoli stiamo subendo, a parte questo anche un altro tipo di contraddizione molto forte, che è quella dell'opposizione della parte amministrativa, della parte degli amministrativi, perché nelle leggi scellerate che sono state fatte negli anni precedenti c'è stata questa netta divisione. Io so che questo è un argomento molto caro, soprattutto ai nostri compagni giuristi di Roma, che sul ruolo dei partiti e sul ruolo delle leggi elettorali che hanno portato a una parvenza della democrazia, una democrazia stamattina Manzo la chiamava una democrazia ibernata, ma più che una democrazia ibernata oggi si tratta di una democrazia apparente, di un'apparenza di democrazia. Se pensiamo che poche persone, 20 persone, ma forse 30, ma forse possiamo anche arrivare al numero di 100 persone in Italia, determinano quella che è la politica italiana, le scelte della politica italiana, noi ci rendiamo immediatamente conto di come vi sia stato, non solo quando parlano di disamore della politica, non sarà certo colpa del fatto che Grillo attraversa il Golfo di Messina a nuoto, ma sicuramente deriva da una frattura che è intervenuta in questi anni, da leggi che, volendo sempre più assumere il concetto della governabilità, hanno finito per essere solamente ed esclusivamente autoreferenziali. A questa già difficile misura politica si è sovrapposta un'altra condizione, il potere della magistratura contabile. La magistratura contabile oggi è quella che domina le politiche dei comuni, le politiche delle regioni, le politiche dello Stato. E la modificazione dell'articolo della Corte Costituzionale ha costituito un ulteriore elemento in tal senso. Noi andiamo sempre di più verso il governo della magistratura contabile, quindi la magistratura contabile a chi risponde? Risponde ad un principio astratto dei conti che devono necessariamente collimare e di conseguenza ogni politica che si sviluppa in contrasto a questo, l'ambiente, come abbiamo visto prima nella questione dei TAV, o come abbiamo visto ancora prima nella questione della disoccupazione e del lavoro, tutto questo viene compresso dalla magistratura contabile. Io credo che davanti a noi ci sia una grande sfida. La stiamo affrontando in questi giorni con la firma all'articolo al referendum sull'articolo 18 e sull'articolo 8 della Costituzione. Credo che sia una firma essenziale perché questo in qualche modo interrompe questo circuito pazzesco che rischia di stritolarci e
e che rischia di stritolare soprattutto le politiche sociali, le politiche dei comuni. Vorrei dire un'ultima cosa. Quando abbiamo parlato di depressione oggi, forse per l'assenza del relatore della FIOM, che pure doveva venire, ma è impegnato appunto nella raccolta delle firme, ci siamo dimenticati forse che l'opera più grave di repressione del dissenso è stata compiuta in questi giorni dalla AD della Fiat, quando ha preteso di voler licenziare 19 persone per poterne immettere altri 19 che appunto avevano vinto legittimamente la causa in 22 gradi di giudizio. Che cosa significa questo? Significa che quest'uomo si sente al di sopra di ogni legge, al di sopra di ogni magistratura, al di sopra di ogni cosa, e questa operazione definita barbara, non certo da un rivoluzionario come Gad Lerner, è veramente qualcosa che bisogna assolutamente prendere in considerazione come la più alta opera di repressione che è stata compiuta in questi giorni. Grazie.